Beh, io sono Sly Capobranco, benvenuti sempre su Days Gone. Questo è l'episodio forse 6 o 6, ho perso il conto perché li sto registrando di fila. Ora, praticamente in vostra assenza mi sono distrutto un po' di nidi, rifornito un pochino e possiamo proseguire verso la missione principale. Io ho distrutto alcuni nidi qua, che 4 su 5, l'ultimo non l'ho potuto trovare. Abbiamo comunque altri nidi in giro, per esempio qua ne manca uno, io volevo andarlo a fare, onestamente. E mi sa che me lo faccio giusto per vedere se si fa, perché poi siamo comunque nei pressi della missione principale che dobbiamo fare. Rintraccia la gente della Nero O'Brien. Perché? Perché quando ho staccato l'episodio precedente, in vostra assenza abbiamo. Mi sono. Madonna, l'infarti. Ma porca puttana. Raga, davanti alla mia base non posso parlare. Stavamo dicendo. Non so se era posseduto o era buggato il fatto che il lupo mi stava sbranando. Ho sentito una registrazione. Vi ricordate la missione? Abbiamo preso una radio della Nero, no? Ecco, praticamente quella radio ha parlato Brian. Non si sentiva benissimo, però comunque ha parlato di un luogo. Ed è proprio il luogo dove ci dirigeremo oggi. Quindi io direi di non perderci in ulteriori indugi e andiamo direttamente lì a vedere di che cosa si tratta. Vediamo. Deve essere il luogo che indicavano loro. Bene, vorresti cacciare, è così? Sa usare la pistola? È un fucile, è diverso. Ero nella decima di montagna, Coppa, risparmiami le stronzate da marina. Uccidere un cervo non è come ammazzare un uomo o un furioso. Per catturare un animale, segui le tracce. Devi concentrarti sui segnali che ti lancia la natura. Se sarai attento, noterai gli indizi. Questo qui, se non sbaglio, raga, è il doppiatore del maestro Kakashi di Naruto. Rintraccia il cervo. L'avevo notato. Andiamo allora. Lo vedo. Sì, Cop, so usare un mirino. Piano, piano. Ci sono. Hai colpito! Andiamo, Bella andiamo, mia! andiamo! Seguire le prede. Sbloccato Segui Prede, l'abilità che consente di rintracciare un cervo ferito con la scia di sangue. Vedo. Seguiamole. Ok. Questo ci potrà tornare utile. Ci imbatteremo nella carcassa da un momento. Sì, ascolta. Cope, Boozer e io non siamo dei novellini. Lui cacciava alci in compagnia del padre. Insomma, mi ha mostrato come si macella un cervo. Beh, considera questo. Con tutto il rispetto per Boozer, hai molto da imparare. Stai sprecando un mucchio di carne. Sì, dai. Niente male per un principiante. Già, grazie. Vai a fare il culo, vai, va. Ora restituiscimi il fucile. Tieni, grazie. Come dicevo, Dick, al campo serve carne di cervo. Ma molti si stanno ancora riprendendo dall'assalto. Ok, ho capito, vedrò di ricordarmelo. Ah, ok, quindi Come ricapitolando, va, dobbiamo andare lì. Boozer? Sì, è vero, non vado a caccia da una vita. Vedrò di rimediare qualcosa mentre sono fuori. Sì, che tu ci creda o no, ho chiesto qualche dritta a Coop. Ah. Ok. Oh, un altro elicottero della Ontario, Nero. dobbiamo stare qui ancora molto. Abbiamo appena iniziato, vedi di calmarti, ok? Lasciami lavorare.
ci sono. Attenzione, attenzione. Mamma mia, ragazzi, ha salvato il culo il filmato. Ok, direttamente a piedi, proseguiamo. Oh, eccolo, guardalo. Sergente, che dici di una sosta fuori programma sulla via del ritorno? Vorrei controllare un paio di trappole. Doc, quanto manca a finire il lavoro? Sono un'ora, l'ho detto mille volte. Chiedo scusa, tenente O'Brien. Per quanto dovremmo... Hai sentito? Tenente O'Brien, guarda come è salito di grado. Era soltanto un volontario quando l'abbiamo conosciuto, raga. Questi sono dettagli importanti. Forse non è niente, sono una carcassa. Ok, Doc, cioè tenente. Occhio a non diventare una carcassa. Gli umani non diventano carcasse, caporale. Solo gli umani. Voi controllate il perimetro, d'accordo? Sì, è tutto giù. Ho sentito qualcosa. Tenente O'Brien, nota operativa 2006. Lungo il tragitto verso la zona d'atterraggio ho notato un esteso sciame di insetti, probabilmente litteri o esemplari di Cabanus atratus, in una radura distante dal nostro obiettivo. Non è chiaro cosa li abbia attirati, ma le dimensioni dello sciame suggeriscono la presenza di una carcassa fresca. Dovrebbe essere proprio qui. Cavolo, ma dov'è? Ah, eccolo. Ma come l'abbiamo separato da... dalla squadra. Confermo l'ipotesi sui tabanidi. L'intera zona è infestata dalle mosche cavalline. Ringrazio il cielo per questa nota. La carcassa è quasi intatta. Mi sembra appartenere a un nodo Coileus Semionus o Cervomulo, anche se nessuno verrà mai a controllare. Le striature sulle masse muscolari maggiori indicano un'infezione da virus Hooligan HB. Necessito di campione per conferire. Altro sentito. Attenzione. Inutile così, povero bastardo. Almeno non ti hanno fatto a pezzi i furiosi. Se fossi sopravvissuto, magari ti saresti trasformato e sarebbe stato peggio. Che cosa vuoi? Stai indietro. Voglio solo parlare. Nero, protocollo 2/7. È stabilito che... Se nel corso di operazioni in zona di quarantena si incontrano civili, civili, è proibito entrare in contatto. Davvero? A me questo sembra un po' entrare in contatto. Sì, sì lo è. E tu sei vivo? Sì, lo sono. Come? Come fai ad essere vivo? Cosa? Io non capisco. Ascolta, tu c'eri quella notte a Farewell. Le notte dopo, al campo profughi, elicotteri erano in fiamme. Erano tutti morti, massacrati, sparsi. Un pezzo qua, nero, un pezzo là. Ok, senti un po', possiamo risolverla in modo civile o incivile. Quello civile, chiacchieriamo un po'. Rispondi a tutte le cazzo di domande. Poi puoi tornare a rotolarti nella merda di furioso o a fare quello che facevi. Se scegli incivile, ti strapperò quella bella tutina. E vedremo come reagiranno i tuoi amici quando scopriranno che hai respirato dell'aria contaminata. Che cosa scegli, O'Brien? Sì, ok. Ti ricordi sul tetto della vecchia distilleria? Ho messo una donna sull'elicottero, era ferita. Sì, mi ricordo, un taglio, era molto profondo. Sono stato al campo profughi in cui hai detto di volerla portare. Erano tutti morti, quindi te lo richiedo, come sei sopravvissuto? Non eravamo lì. Ci hanno mandati a sud, in un altro campo. Come hai detto tu, quello di Belknap era invaso. Così ci hanno trasferiti a sud, dalle parti di Silver Lake. Qualche superstite? Ora intendi? Non lo so, io... mi hanno trasferito alla ricerca. Lei è viva. Aspetta, io posso scoprirlo, controllerò.
di una delle nostre radio. È così che... Non posso prometterti nulla, ma... chiederò. Verrò con te, andiamo. Non puoi, ti prego, non... Non capisci? Ti spareranno, cazzo! Ma prima sparo io a te. Va bene, se vuoi uccidermi, allora spara, ok? Ho fatto il mio dovere. Quella donna, tua moglie, le ha somministrato ossigeno e la Freiburg. L'ho tenuta in vita, mi sono cacciato nei guai, era in setticemia, era spacciata, l'ho messa in una mesh, io l'ho salvato la vita! Operaia, rapporto. Devo andare. Ti prego, va via da qui. Tu lo riconosci. Non sai cosa sono capace. Se non mi contatterai, ci volessero anni, io ti troverò. E non mi limiterò a spezzare una cazzo di antenna. Mi spiace per tua moglie. Non sei l'unico ad aver perso qualcuno là. Wow. Contatto, missione completata. Wow. Vediamo che succede. O'Brien è vivo. Com'è possibile che sia vivo? Hanno deviato verso sud. Dice di averle somministrato l'ossigeno e un intravenoso, insomma, l'ha salvata. Era in setticemia, non ce l'avrebbe mai fatta, ma lui l'ha affidata a un Tamesh. L'ha salvata, così ha detto, le ha salvato la vita. Forse ancora, potrebbe... No. Ma se O'Brien è vivo, se è così, forse... Che cos'è? Wow. Io non lo so, raga, io la butto lì. Mi senti? Boozer... Qualche giorno fa ti avevo chiesto di quello stronzo della Nero, O'Brien. Ah, certo, Nick, ma è tutto molto confuso. Sì, ok, va bene. Cerca di dormire, amico, ti aggiorno. Ah, quando ce ne andiamo, Dick? Presto, Boozer, molto presto. Ascolta, non appena il tuo braccio sarà guarito, leveremo le tende. Sì, Dick, va bene. Non bastano mai. Come ti senti, Boozer? Ehi, Boozer, ho portato della carne, forse basta per qualche giorno. Ehi, Dick, grazie, amico. Ma non ho molta fame ora. La conservo sotto sale. Questo l'abbiamo fatto. Facciamo la prossima missione. Dobbiamo andare, mamma mia, chilometri. Ma io dormirei, scusa. Che cazzo, si vede un cazzo. Io chiudo gli occhi solo. Dick, devi trovare una persona per me. Una persona. Ok, cos'è successo? Dopo che hai portato Lisa, anche Larsen si è presentato con una ragazza, Rose Allen. Era uno scricciolo, ma abbiamo pensato potesse fare la sua parte aiutandoci con il canale di irrigazione. Ok, quindi? Che cosa? È scomparsa. Era uscita in missione con Alcai e la sua squadra. Non farmelo ripetere. Ma l'hanno persa di vista al campo abbandonato della tua razza. Sai quale intendo? Ti prego, se non sbaglio, no, ci sei già stato. Sì, certo, lo conosco. Trovala, Dick. In quella zona sono stati avvistati molti randagi e predoni. Dovesse finire in mano a una banda. Sì, d'accordo. Vedrò cosa posso fare. Vabbè, questa è una missione secondaria dove dobbiamo andare a recuperare questa ragazza. Ma vediamo come sta Lisa e cosa gli stanno facendo fare. È nei campi. Allora, come va? Qui non mi lasciano andare. Perché vuoi andartene qui, se è sicuro? Devo lavorare. Ok. Ok. Non mi lasciano andare. Ora sei al sicuro.
Oh, nuovo punto abilità, attenzione, finisce così però, la stanno maltrattando, tipo lavori forzati. Io mi metterei su armi a distanza, incrementa la potenza delle armi a distanza durante la concentrazione. Ma come cazzo si usa questa concentrazione? Ancora non ho capito. Questa consente di attivare la concentrazione, ma no, vediamo su sopravvivenza se c'è qualcosa di utile. Fornisce una probabilità di recuperare le feste, sì, dai, sto giro me lo faccio. Bene, mettiamoci in marcia. Qua da qualche parte dovrebbe esserci un rifornimento. Aia, ehi, ehi, anama, ehi. In uno sciame. Se è stata qui, dubito fortemente sia ancora viva. Oh, diavolo, erranti. Porca puttana, raga, ma sono troppi. Posso attirarle lontano, però. Cavacca. Oh, infestazione di pathogen legs completata. Hot spring. Mica quasi, livello fiducia mi è aumentato. Che cosa è successo? Ho fatto un cazzo, aiuto. Non mi rifermare proprio. Porca vacca. Oddio. Non ci credo. No, 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 vabbè, possiamo eliminarlo, guardando il lato positivo, se centro R nel momento giusto, è fuori uno. L'impiccato, dei, mamma mia, che figo sto gioco. È qua sopra. Merda, voglio solo aiutarti, mi manda attacca. Aspetta, aspetta, ho detto che sono qui per aiutarti. No, sei con lei. Vieni dal campo. No, 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 mi manda Tucker. Sì, sbrigo incarichi per lei. Facevo la fame. Non seguivo gli ordini e quindi non mi davano da mangiare. Beh, è un campo di lavoro, ognuno fa la sua parte. Non sono una schiava e non torno indietro, chiaro? Preferisco morire qui fuori. Ok, diavolo. Ok, vai. Però se li maltratta non è che è tanto buona sta Tucker. Tutti devono lavorare. Hot Spring. Oh, livello fiducia aumentato. Ovviamente livello fiducia al 2. Pronti per il viaggio. Skin e personalità sbloccate. Che dove cazzo si mettono? Non lo so. Nel campo profughi. Ehi, sono ancora io. Boozer sostiene che non dovrei più venire qui, secondo lui. Non mi è di aiuto. E forse ha ragione, non lo so. L'altro giorno ha rimediato una brutta ferita. Dei ripugnanti l'hanno aggredito e gli hanno bruciato malamente il braccio. È ridotto male. Sono riuscito a entrare in una di quelle, com'è che si chiamano? Unità mediche mobili. Gli ho procurato delle bende sterili. Beh, spero bastino, sinceramente. Sì, lui dice che andrà tutto bene, io invece ho dei dubbi, mi sembra grave. Il problema è che è stata colpa mia. Ho messo a rischio la sua vita per un pezzo di ricambio. Ricambio di merda. E non è servito a nulla. Quel bastardo di Copland me l'ha comunque sventrata. Mi ci era voluto un anno per mettere insieme quella moto. Gli sarebbe piaciuta. Non era bella come quella su cui ti ho insegnato a guidare, ma camminava. Ricordi il serbatoio che mi avevi dipinto? Beh, era l'unico pezzo rimasto della mia vecchia moto, ma ora ho perso anche quello. Non appena l'avrò rimessa insieme, la moto intendo, e Boozer sarà di nuovo in forma, partiremo verso nord. Un nuovo inizio. Sai, conservo molti ricordi qui, troppi. E comunque, quello che voglio dire è che potremmo non rivederci più, sai. Ehi, sono ancora io. Boozer sostiene che non dovrei più venire qui, secondo lui. Non mi è di aiuto. E forse ha ragione, non lo so. L'altro giorno ha rimediato una brutta ferita. Dei ripugnanti l'hanno aggredito e gli hanno Ah, bruciato si sta malamente il braccio. ripetendo. È ridotto male. Sono riuscito a entrare in una di quelle, com'è che si chiamano? Unità mediche mobili. Gli ho procurato delle bende sterili. Beh, spero bastino, sinceramente. Sì, lui dice che andrà tutto bene. Io invece
Ho dei dubbi, mi sembra grave. Il problema è che è stata colpa mia. Ho messo a rischio la sua vita per un pezzo di ricambio. Ricambio di merda. E non è servito a nulla. Quel bastardo di Copland me l'ha comunque sventrata. Mi ci era voluto un anno per mettere insieme quella moto. Ti sarebbe piaciuta. Non era bella come quella su cui ti ho insegnato a guidare, ma camminava. Ricordi il serbatoio che mi avevi dipinto? Beh, era l'unico pezzo rimasto della mia vecchia moto, ma ora ho perso anche quello. Non appena l'avrò rimessa insieme, la moto intendo, e Boozer sarà di nuovo in forma, partiremo verso nord. Un nuovo inizio. Sai, conservo molti ricordi qui, troppi. E comunque, quello che voglio dire è che potremmo non rivederci più, sai. Ok, abbiamo completato anche questo. Bene, fatto questo, praticamente non sappiamo ancora cosa fa. Sicuramente strada facendo, adesso ci diranno un altro incarico. Ragazzuoli, io per questo episodio vi saluto qui. E niente, ci vediamo al prossimo episodio per me. Un salutone da Sky Capobianco, alla prossima, ciao!